moschettieri, uniti più che mai. Ci siamo persi per strada troppo presto. Enrico era un'anima assediata dall'inquietudine, uno scienziato stimato, capace di costruirsi con lucidità e metodo la sua strada verso l'isolamento. Fino alle estreme, definitive conseguenze. Enrico si suicida nel 1931, a 32 anni. Mimmo ha 23 anni ed è in carcere a Viterbo. Fin dalla fine degli anni 20 è uno degli esponenti comunisti più attivi nella lotta antifascista in Italia. Nel 1928 sposa Xenia Silberberg, Xeniuska, Marina, figlia di una coppia di rivoluzionari russi, rifugiata a Roma con la madre dopo la condanna a morte del padre, eseguita dal regime zarista nel 1905. Per la sua attività politica spregiudicata e forse troppo imprudente, Mimmo viene arrestato dai fascisti nel 1930, restando in carcere fino all'amnistia del 1935. Riprende subito l'attività politica in Italia e in Francia, fino ad essere arrestato di nuovo nel 1943, torturato e rinchiuso nel braccio della morte del carcere di Torino. L'altro moschettiere, Enzo, ha seguito la pista che anch'io, per un po', avrei voluto seguire, il sionismo. Lui l'ha fatto sul serio, con moglie e figli in Palestina a costruire il kibbutz di Bad Brenner e poi in giro per l'Europa nazista in missione per la causa, fino all'arresto, la deportazione nel campo di concentramento di Dachau e l'uccisione nel 1944 a 39 anni di età. Ma tutto questo lo seppi dopo, molto tempo dopo, dopo la fine della guerra, dopo la liberazione. Quando la notizia della morte arriva, certa, Mimmo scoppia in un pianto dirotto, incontenibile. Per un giorno crollano tutte le costruzioni e i puntelli. Mimmo appare disarticolato e senza forze. Ritorna bambino, lascia che si prendano cura di lui. Singhiozzi secchi e irrefrenabili che gli raschiano la gola per tutto quello che di sé ha perduto e con il peso di essere. Le pareti di libri, assorbendo ogni suono, garantiscono in segreto quel dolore che non riesce a controllare. Raggomitolato nella poltrona di cuoio, rilegge guide turistiche e proclami, i verbali, il testamento stilato da Enzo nel 1917. Voglio essere seppellito con un tasso sotto la testa. La mano lo rimette in fila e poi risponde.
uno si